Ben trovati con AbruzzoWeb.it. Quest'oggi siamo con il professor Vincenzo De Cicco, che all'Aquila ha vissuto per anni, si è laureato, ha lavorato per parecchio tempo, 30 anni, quasi 40 anni, professore. Il professor De Cicco è stato intervistato da noi da AbruzzoWeb qualche tempo fa e con noi ha parlato di un problema molto diffuso all'Aquila, all'Aquila post terremoto, che è quello dell'uso massiccio di psicofarmaci per curare le depressioni, ma con il professore non parleremo soltanto di questo. Professore, intanto spieghiamo e diciamo al pubblico di AbruzzoWeb e al pubblico dell'Aquila e non solo, di che cosa si occupa lei in questa ultima parte della carriera e che cosa qual è il suo lavoro principale in questa ultima parte di carriera? È dal 2000 che insegno odontoiatria posturale e algico disfunzionale all'Università di Chieti, cioè quegli aspetti dell'occlusione dentale che poi possono portare a patologie posturali oppure a dolori muscolari o ad altre patologie un po' più estese, un po' più complesse, tipo cefalee, vertigini, aritmie cardiache, insomma, problematiche di reflusso gastroesofageo, insomma, ce ne sono veramente. È un argomento che abbraccia molto vasto, molte problematiche. E poi diciamo che con l'Università di Pisa, nel Dipartimento di Fisiologia, stiamo facendo le ricerche sull'aspetto, diciamo, un po' più cerebrale, degli effetti dell'occlusione sulle funzioni cognitive, o perlomeno sulla perdita di memoria e sulla perdita attenzionale. Quindi sono discorsi, l'odontoiatria, purtroppo questi traguardi, insomma, ancora non sono così generalmente accettati dalla stragrande maggioranza della classe odontoiatrica, ma anche universitaria, però comincia a farsi piano strada, comincia a essere condivisa. Professore, diamo un pochino di spazio al problema che con lei abbiamo sviluppato nell'intervista di qualche tempo fa. Lei diceva che dare psicofarmaci per curare le depressioni è profondamente sbagliato, ma non è soltanto una ragione così morale, facciamo finta che sia morale, ma c'è una ragione medica, neurofisiologica. Perché, professore? Perché fondamentalmente le grandi, e non parliamo soltanto di depressione, ma anche, diciamo, malattie neurodegenerative oppure patologie motorie, vengono, diciamo, modulate da un particolare nucleo che va sotto il nome di locus ceruleus. Questo locus ceruleus produce di base noradrenalina, produce anche altri peptidi, ma di base è l'unica fonte di noradrenalina nel contesto del sistema nervoso centrale. In parole più semplici, la noradrenalina che non conosciamo. La noradrenalina è l'ormone dello stress, è quell'ormone, quel neurotrasmettitore che ci salva la pelle, ce l'ha salvata nel terremoto, nel pericolo, insomma, anche la sua, perché lei era qui. Anche la mia, ero qui. Ora, il problema è che questo nucleo è sicuramente responsabile di diverse funzioni cerebrali e responsabile anche di diverse patologie cerebrali, oltre a quelle cognitive e attentive, è responsabile anche sul discorso depressivo. E purtroppo non risponde assolutamente a psicofarmaci. Cioè, è uno dei pochi nuclei che, diciamo così, la filogenesi ha dato all'uomo, che deve essere sempre in funzione, ed è in funzione per tutta la vita, e guai quando diciamo decade la sua funzione. Nel momento in cui questo nucleo si sente, viene inibito da barbiturici o psicofarmaci, si inibisce il mantello corticale, la corteccia, ma lui invece è ancora più attivo. Quindi lo psicofarmaco fondamentalmente non rallenta le funzioni cognitive, vedo qui, e quindi a noi sembra che il paziente sta più tranquillo, ma sta più tranquillo e più calmo semplicemente perché la corteccia è inibita. Ma la realtà è che sotto c'è il fuoco vivo determinato dal locus ceruleus. E purtroppo queste cognizioni vengono fuori dal fatto che c'è un legame molto stretto tra locus ceruleus
e occlusione. È un legame molto forte, circa il 70%. È un problema molto comune quello dell'occlusione, della malocclusione dentale, è un problema davvero... Il problema è che non si è mai pensato a questo, cioè fondamentalmente questo rapporto, c'è una zona commista, una zona neuronale commista tra locus coeruleus e nucleo motore del trigemino, tant'è che questo effetto, perché io dico sempre il paterno ha dato questa unione, ha dato questa unione perché un milione di anni fa, quando noi stavamo a mangiare sotto un albero qualche pezzo di carne, dovevamo stare attenti che il tirannosauro non ci mangiava noi. Quindi ecco questa attività, questo collegamento molto forte con locus coeruleus. E lo si può vedere ancora tutt'oggi quando vediamo un cane che mangia oppure un gatto che gli si rizza il pelo, no? Quello è il locus coeruleus. Quindi il problema adesso spetta l'odontoiatria considerare questi aspetti. Quando noi andiamo a fare una riabilitazione implantologica, insomma, dopo 30 anni con tutti gli errori che possono capitare nel corso di un'attività professionale, però fondamentalmente il problema non è il tipo di impianto, che un impianto è meglio di un altro, ce ne saranno 350, insomma, non vedo qualcuno perché. Qualcuno sarà giusto. Io ho messo gli impianti all'Aquila, ho cominciato all'Aquila nell'81, spesso e volentieri mi capita ancora di vederli in bocca, erano impianti proprio primordiali, diciamo questo qua. Non è il problema dell'impianto, il problema è la protesi, che viene, come viene caricato questo impianto con la protesi. Quindi può capitare che uno mastica bene senza dolore, però la realtà è che il contatto delle protesi sia sbagliato e a distanza variabile di qualche mese o qualche anno possono venire poi fuori altre problematiche muscolari, posturali, disfunzionali, quello qui, no? E uno poi non va a pensare alla bocca, ma va a pensare... Va nella direzione sbagliata. No? È difficile certe volte, è molto difficile che un problema, faccio un lavoro dal dentista e subito mi capita la vertigine. Normalmente sono a distanza di tempo che vengono a palesarsi. E la stessa cosa è anche a livello ortodontico. Oggi si vive nel mito dell'estetica e mi capita... È tutto estetico, tutto deve essere bello. Delle bocche stupende, bellissime, però funzionalmente un disastro. Davvero. È come viaggiare con una Ferrari con il motore della 500 dentro, insomma. Quindi tutto molto bello fuori, però poi il livello di funzione, che è la cosa più importante, cioè nella bocca, come qualunque altra parte del corpo, deve funzionare al meglio. Professore, intanto la ringraziamo perché è stato esaustivo come la scorsa volta in un'intervista scritta. Vogliamo però, prima di chiudere, dire una piccola chicca, anche se non la svegliamo per intero. Lei sta lavorando a qualcosa di molto importante, tra non molto ci saranno delle grosse novità che riguarderanno il professor De Cicco. Diamo attraverso questa perla che stiamo... Un aperitivo. Un aperitivo. Diamo al pubblico di Abruzzo Web, ai nostri lettori, a quelli che ci guardano, un piccolo così... una sorta di speranza per un problema, poi piano piano affronteremo un problema molto molto sentito e molto diffuso tra gli anziani. Ho cominciato circa 8-10 anni fa, che mi ero accorto che attraverso gli esami strumentali, perché l'altro grande problema che non viene mai fatto è lo studio funzionale della bocca, quindi non vengono usate alcune apparecchiature specifiche. E le uniche apparecchiature specifiche sono chirurgiografia e elettromiografia, non più di tanto. Dovrebbe essere una strumentazione presente in ogni studio dentistico, invece non c'è. 10 anni fa, proprio utilizzando queste, mi accorsi che i bambini, in particolare fu un bambino che mi fece accendere la lampadina, un bambino con una scoliosi. Avevo riequilibrato la bocca, la scoliosi stava migliorando e fu la madre a dirmi che da quando aveva messo quell'ortotico, quindi un tipo di bite, perché poi di bite ci vorrebbe un altro 10,
trasmissione. Byte, spieghiamolo, il byte è quell'apparecchio che permette. È quell'aggeggino che si mette tra le arcate dentali per non far toccare i denti, no? C'è stato un uso improprio di byte, veramente molto forte. Comunque, mi disse che il figlio, da quando portava questo byte che avevo confezionato, era migliorato a scuola. Di lì è cominciato tutto un percorso dove ho dimostrato con apparecchiature sempre molto specifiche di neurooftalmologia, che va sotto il nome di videooculografia di fissazione attentiva, ho dimostrato che la bocca è capace di indurre delle gravi, diciamo, alterazioni cognitive attentive al soggetto. Quindi il famoso disturbo dell'attenzione, per capirci. Disturbo dell'attenzione. Di qui il passo è stato breve, passare all'Alzheimer, stiamo aspettando i risultati dell'Alzheimer. Quindi questo è l'aperitivo del professor De Cicco, che ringraziamo perché ha accettato di passare qui negli studi di Abruzzo Web con un argomento che davvero a breve giro di posta toccherà le corde non solo di tantissime persone, ovviamente non soltanto in Abruzzo. Noi ringraziamo il professor De Cicco, che lo ripetiamo, per 40 anni è stato all'Aquila, aveva lo studio e ancora passa nel capoluogo. Ci risentiremo sicuramente con il professor De Cicco e vi ringraziamo per essere stati con noi ancora una volta con Abruzzo Web. Grazie a voi.